Benvenuti o bentornati su Iris Blonde. Questo sarà il video dei top del 2018 per quanto riguarda il make-up. Nell'info box vi lascio anche l'articolo dei top del 2017, così se siete curiosi potete andare a leggere l'articolo per vedere anche se qualche prodotto è stato riconfermato o meno. Nelle prossime settimane saranno online anche altri due video dedicati ai top del 2018 per quanto riguarda il beauty. Se siete curiose comunque andate a visitare la sezione community del mio canale perché lì scrivo sempre la programmazione video di quella settimana. Nell'info box trovate la lista di tutti i prodotti citati e iniziamo subito. Per quanto riguarda i fondotinta, uno dei miei preferiti è l'HD Liquid Coverage Foundation di Catrice. È un fondotinta straleggero, coprente, va a perfezionare il viso, non si vede assolutamente sulla pelle. Io riuscivo a utilizzarlo anche in estate perché essendo così leggero non si sentiva proprio sul viso, quindi non mi dava quel senso di oppressione, ecco, dovuto anche al caldo e al sudore, e mi è piaciuto tantissimo. Si sfuma con estrema facilità, riesce comunque a coprire bene. Non è un fondotinta full coverage, ma è un fondotinta che ha una media alta coprenza, è comunque stratificabile ed è low cost, quindi se non l'avete ancora provato vi consiglio assolutamente di provarlo. Un fondotinta un pochino più costoso è il mio amatissimo Face Finity di Max Factor. Questo prodotto mi piace da morire, lo utilizzo tutti i giorni, mi dà tante soddisfazioni, riesce a perfezionare la mia pelle, la migliora, minimizza i pori, non va a finire nelle rughe, copre quanto basta, è molto leggero come fondotinta. Quindi se avete bisogno di una coprenza molto alta non ve lo consiglio, però per l'utilizzo giornaliero secondo me è perfetto perché riesce a dare un aspetto veramente sano alla vostra pelle ed è molto sottile, leggero e non si vede assolutamente, quindi l'effetto è super naturale, però si vede che comunque la vostra pelle è stata migliorata da un prodotto ed è proprio lui. Sicuramente il Face Finity è un amore recente, però ragazzi mi piace talmente tanto che dovevo assolutamente inserirlo in questo video. Inoltre riesce a tenere a bada molto bene la mia lucidità, io lo fisso anche quello di Catrice ed entrambi si comportano benissimo su una pelle mista come la mia. Si comportano bene entrambi anche su una pelle secca, ovviamente dovete idratare la vostra pelle ragazze, però non vanno a seccare la pelle, soprattutto il Face Finity perché non è asciutto quanto quello di Catrice, quindi vedete un pochino voi, per una pelle secca secondo me è più indicato il Face Finity, però sono entrambi degli ottimi fondotinta. Per quanto riguarda i correttori, che sono diciamo una delle mie passioni più grandi, il mio preferito in assoluto è il Debbie Cover Solution. Ve ne ho parlato tantissimo ragazzi, come vedete l'ho anche terminato. È un correttore adatto a chi deve proprio coprire, nel vero senso della parola, a chi ha tante imperfezioni, a chi ha tante occhiaie come la sottoscritta, perché soprattutto nella zona del contorno occhi va a coprire ma illumina anche la zona, quindi non avete bisogno di applicare un secondo correttore e per la mattina è una manna dal cielo perché è super veloce da utilizzare, si sfuma molto bene, dovete fissarlo con una cipria perché tende ad andare a finire nelle pieghette e soprattutto se andate a utilizzarlo sulle imperfezioni dovete fissarle bene, però copre veramente tanto, è low cost, è un pochino pastoso, quindi se non amate questo genere di correttori non ve lo consiglio. Io ad esempio amo questa consistenza, riesco a sfumarla molto bene, a lavorarla tranquillamente con la spugnetta, con il pennello senza alcun problema, però ci tengo appunto a sottolineare questa consistenza, questa caratteristica che ha questo correttore. Se invece amate i correttori liquidi, vi consiglio assolutamente di provare il Long Stay di Astra, che è un altro top per me, perché a differenza del precedente è liquido, quindi molto più leggero, si sfuma con estrema facilità, copre quanto basta e anche lui riesco a utilizzarlo da solo, quindi non sento la necessità di andare a prendere un altro prodotto e come vi ho detto è molto comodo per la mattina perché mi fa risparmiare un passaggio. È un correttore che mi piace veramente tanto e come vi ho detto è più leggero del precedente, quindi se amate i correttori liquidi vi consiglio di provarlo perché comunque costa poco ragazze, se poi non vi piace potete utilizzarlo come base ombretto, come non so, primer per gli occhi, insomma potete comunque riutilizzarlo, ma vi assicuro che se avete bisogno di coprire quello è il prodotto giusto per voi. Per quanto riguarda
riguarda le ciprie, per la zona del contorno occhi la Brighten Up di Essence, che adoro. Oltre ad andare a fissare benissimo il correttore, illumina la zona del contorno occhi, è sottile, non si vede, non secca la zona, quindi se siete alla ricerca di una cipria per il contorno occhi ve la consiglio proprio ad occhi chiusi. Per il viso invece la mia preferita è l'All About Matte, sempre di Essence. Questa è una cipria in colore trasparente, è molto sottile come la precedente e mi aiuta proprio a fissare bene il fondotinta. Tiene a bada anche il sebo in eccesso, non si vede, è molto sottile, impalpabile e l'adoro, ragazze. Poi posso utilizzarla tutto l'anno perché appunto è trasparente. Come prodotto per il contouring, ovviamente Taupe di NYX, perché è il mio preferito in assoluto. Ho comprato diverse confezioni di questo prodotto e veramente come lui non ce n'è. Non c'è nessun prodotto finora, almeno io non ho trovato nessun prodotto uguale a lui, o almeno simile. Quindi l'obiettivo del 2019 è trovare un'alternativa a Taupe. Comunque se cercate un prodotto a base fredda, leggero, naturale per fare contouring, io vi consiglio di provarlo. In più è anche low cost, perché costa 6,90€ o 7,90€. Come illuminante di nuovo lui, questo me lo ricordo benissimo, era già presente nei top del 2017, ma il Vivid Baked Highlighter di Makeup Revolution. La mia tonalità è Golden Lights, è un illuminante cotto, come vedete è usatissimo, ragazzi, perché non c'è neanche più la montagnetta, ecco come la chiamo io. È un illuminante che praticamente è luce pura, ragazze, veramente è molto appariscente, e se non avete la carnagione chiara io non ve lo consiglio, perché comunque ha una base molto bianca e poi sopra ci sono comunque delle iridescenze dorate, però la base è veramente tanto bianca, quindi si vede lo stacco di colore. Sfumatelo bene, ma è molto potente come illuminante, io lo utilizzo addirittura bagnato e è pazzesco, cioè proprio luce, mi illumino d'immenso quando lo utilizzo. Quindi se siete alla ricerca di un illuminante bello potente ma economico, io vi consiglio di provarlo. Come blush, il mio amatissimo Blush Baby di MAC. È un blush rosa freddo, molto spento, che io adoro. Avendo un sottotono freddo, veramente ci vado a nozze con questi colori, in poche parole. E se volete fare un investimento, vi consiglio di provare o i rossetti di MAC o le polveri viso di MAC, perché secondo me sono i loro prodotti di punta e comunque vi durano tantissimo, ragazzi. Io questo blush l'ho utilizzato quasi sempre durante il 2018 e non sono riuscita neanche a bucarlo, quindi è un investimento per il futuro, hanno un'ottima durata, i colori sono bellissimi e veramente io vi consiglio di provare almeno un blush di MAC. Per quanto riguarda il prodotto per le sopracciglia top del 2018, è sicuramente la matita automatica di Wet n Wild. Lo so che ve ne ho parlato e riparlato, da quando l'ho acquistata ho fatto una capoccia così, però mi piace tantissimo quella matita, ragazze, perché prima di tutto il colore è freddo, i colori secondo me sono stupendi di queste matite. È una matita automatica, quindi non avete neanche lo sbattimento di andare a cercare il temperino, di temperarla, che insomma a me è una cosa che proprio mi pesa, soprattutto la mattina. Comunque la mina è già tagliata in obliquo e vi assicuro che l'effetto è naturale ma definito. Cioè, è veramente bello il risultato, bellissimo. Io ho fatto anche un video che trovate su Instagram dove vi faccio vedere l'applicazione di questo prodotto ed è veramente bello. Va a definire le sopracciglia, però non le appesantisce, non sembrano disegnate e l'effetto è super naturale. Quindi se siete alla ricerca di una matita low cost ma comunque di alta qualità, a mio avviso, vi consiglio di provarla. Come primer, sempre il mio amatissimo Photo Focus Primer di Wet n Wild. Questa è la confezione che ho sempre di scorta perché l'ho terminato nel 2018, però ho sempre una confezione nel cassetto perché non posso vivere senza questo prodotto. È il primer che utilizzo da circa un anno e mi ci trovo benissimo. Se avete la palpebra molto oleosa, vi consiglio di provarlo, perché io lo paragono al Primer Potion di Urban Decay. Va ad asciugare completamente la vostra palpebra e ha un'ottima durata. L'ombretto rimane intatto dalle 8 alle 10 ore, forse anche di più. Quindi se siete alla ricerca di un primer occhi low cost ma comunque efficace, vi consiglio di provarlo. Per quanto riguarda il mascara, devo assolutamente inserire in questo video l'Instant Volume Mascara di Astra. Questo mascara costa 2,90€ e fa delle ciglia pazzesche. Io lo paragono al Pupa Vamp, vi dico soltanto questo, che sapete che il Pupa Vamp è il mio mito per quanto riguarda i mascara, ma vi assicuro che l'Instant Volume di Astra
è molto molto simile. Il risultato è veramente pazzesco, fa proprio l'effetto ciglia finte, dà tantissimo volume, le ciglia vengono veramente triplicate, almeno su di me. Ed è veramente bello perché poi le lascia flessibili, si prestano alla piega rimane tutto il giorno, è veramente un ottimo mascara. Se siete alla ricerca di un mascara economico, ma che comunque vada a volumizzare molto le vostre ciglia, vi consiglio di provarlo. Per quanto riguarda le palette, ovviamente la Warm Temptation di Astra. Questa palette è super completa, è adatta soprattutto a chi inizia ora a truccarsi, perché potete farci veramente di tutto, potete realizzare un trucco completo con questa palette. Mi piace la scelta dei colori, mi piace la sfumabilità delle polveri, è pigmentata, ha dei colori stupendi, matte, shimmer, metallizzati, veramente ha una scelta di colori immensa a mio avviso, costa pochissimo e l'adoro come palette, l'ho utilizzata veramente tanto nel corso del 2018. L'altra mia preferita è la palette in edizione limitata natalizia di Essence. Come vedete gli ombretti sono favolosi, super scrivente, anzi iper scrivente, e mi piace tantissimo. Purtroppo non la potete più trovare, però per quanto mi riguarda è stata veramente la scoperta del 2018. Io ho messo anche a paragone queste due palette e vi lascio il video nelle schede informative se siete curiose. Come matita occhi invece la Multiplay 09 di Pupa. Questa matita mi piace tantissimo, su di me dura tantissimo, ragazzi, io faccio fatica anche a struccarla, sono sincera, cioè faccio veramente fatica, devo usare un bifasico per rimuoverla dalla rima interna, quindi su di me si comporta benissimo. Io la utilizzo anche come base ombretto, la sfumo, insomma ci faccio un po' di tutto con questa matita, la uso a mo' di eyeliner, la uso all'interno dell'occhio ed è un'ottima matita. Io l'ho usata per tanti anni, l'ho ricomprata tante volte perché su di me si è sempre comportata benissimo, e se siete alla ricerca di una matita nera io vi consiglio di provarla. Come eyeliner devo assolutamente promuovere il Longwear Cushion Eyeliner di P2. È un eyeliner cushion, quindi all'interno della base dell'eyeliner ha una specie di cuscinetto dove c'è il prodotto da prelevare con il pennellino. La confezione è comodissima perché comprende anche un pennellino con cui potete applicare il prodotto. È un nero molto intenso, si stende con estrema facilità, non è waterproof ma è lunga tenuta come prodotto. Mi è piaciuto tantissimo, veramente tanto, l'ho terminato e vi dico che mi manca come prodotto perché è molto comodo anche da portare nel beauty se dovete viaggiare. Con un unico prodotto potete fare tutto perché comprende già il pennellino per l'applicazione, e quindi secondo me è un prodotto da provare. Poi ho testato diverse cose di P2 per quanto riguarda il make up e mi è piaciuto quasi tutto, quindi se trovate questa marca da OVS vi consiglio di provare qualcosa. Per quanto riguarda le labbra, super promosso, top del 2018, è l'Ultra Matte Liquid Lipstick della linea Le Chocolat di L'Oreal. Il mio è l'852. Adoro questo prodotto, lo amo follemente perché non lo devo stratificare, perché non va via, resiste a un passo completo, oleoso, resiste ad ogni cosa, ragazze, lo metto la mattina e lo tolgo la sera intatto. Appiccica leggermente le labbra ma non mi interessa perché la durata, la confortevolezza sulle labbra non hanno uguali a mio avviso. È veramente molto morbido, non secca le labbra, il colore mi piace tantissimo perché è un grigio nude molto particolare, ma questa linea di rossetti ha tanti colori molto molto belli fra cui scegliere, quindi vi consiglio di provare questi rossetti se ancora non l'avete fatto, perché secondo me sono fra i migliori sul mercato a mio avviso. Altro rossetto super promosso è il rossetto liquido di Bottega Verde. La mia tonalità è Anguria, Watermelon. Comunque mi piace tantissimo questo rossetto, a differenza del precedente stampa, però rimane morbido sulle labbra, ha un'ottima durata perché anche lui resiste ad un passo completo. Lascia le labbra morbidissime, idratate, non lo sentite assolutamente sulle labbra. Purtroppo stampa, a differenza del primo, però non appiccica. E secondo me sono ottimi questi rossetti di Bottega Verde, sono dei prodotti da provare a mio avviso e sicuramente acquisterò altre colorazioni. Questo è tutto, siamo arrivati alla fine del video, ovviamente fatemi sapere i vostri top del 2018 per quanto riguarda il make up perché sono super curiosa. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere sempre notifiche dei miei video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao regini cuori!